ragazzo di 19 anni, Gianmarco Pezzotta, l'ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 a Montenero di Bisaccia. Ha perso la vita in sella al suo scooterone, un Yamaha T-Max, per cause ancora da accertare. Il ragazzo si è schiantato contro la ringhiera di un muretto in via Argentieri dopo aver perso probabilmente il controllo del suo scooterone. Fatale il colpo che gli ha causato un bruttissimo trauma toracico per il quale non c'è stato più niente da fare. Inutili soccorsi e i tentativi per rianimare Gianmarco. Il giovane è morto proprio a causa della brutta botta. Pare che si stesse recando proprio presso la parrocchia di San Pietro e Paolo per preparare la festa. Purtroppo però la sua vita è stata spezzata da un fatale incidente. Il casco e lo scooterone sono intatti. Manca poco per l'inizio della campagna saccarifera 2014 allo zuccherificio del Molise. Sono iniziate le pulizie generali degli impianti con l'accensione dei forni che dovrebbe avvenire il 5 luglio, giorno dell'arrivo di Papa Francesco in Molise. Solo una settimana dopo cominceranno a viaggiare le barbabietole con i tir. Entro i primi di luglio, dunque, tutto dovrà essere pronto e funzionante per la campagna saccarifera. Si tratterà comunque di una campagna di transizione con qualche migliaio di ettaro di terreno seminato.